il cicerone virtuale. Borgate di Villafranca. Dosso Buono. Testo liberamente tratto da Villafranca di Verona, storia e immagine della comunità, a cura di Pasquale Cordioli. Villafranca e il suo territorio, a cura di Polisportiva San Giorgio Villafranca di Verona. Voce narrante. L'usignolo d'agosto. Dosso Buono, frazione di Villafranca, è un antico borgo ricco di storia. Il proprio nome è formato da due toponimi, dosso, cioè rilievo, altura, e buono, cioè fertile, ubertoso. È un atto notarile del 1037, presente nell'archivio di Stato di Verona, che per primo cita il nostro borgo. Al 1311 invece risale la costruzione della vecchia parrocchiale dedicata a Santa Maria Maddalena, alla Santa Penitente, forse patrona di una confraternita all'epoca presente sul territorio. Nel 1585 la nostra pieve divenne parrocchia e comprendeva le contrade della Maddalena, della Torre, di Dosso Buono, di Calzoni e di Caselle. Se ne deduce che il territorio di Dosso Buono era costituito da diversi nuclei appartenenti a differenti amministrazioni. Nel 1818, con il ritorno degli austriaci dopo la parentesi napoleonica, e l'organizzazione amministrativa del Regno Lombardo-Veneto, Dosso Buono fu definitivamente aggregato al comune di Villafranca di Verona. Nel 1851, la costruzione della ferrovia Verona-Mantova-Modena che si inserì come barriera tra la contrada della Torre e quelle di Dosso Buono e della Maddalena, si dimostrò invece un servizio sociale di cui usufruire e fonte di nuovi posti di lavoro, divenne infatti un possibile elemento di richiamo per famiglie costrette a trasferirsi. Nel 1854-55 si ebbe una carestia e un'epidemia di colera che causò 80 morti su una popolazione di qualche centinaio di abitanti. Nel 1862, nuovo impulso occupazionale per gli scariolanti e gli sterretori locali fu la costruzione del Forte Dosso Buono, o Gisella, dal nome della principessa d'Asburgo-Lorena. Il 1900 si presentò all'insegna della crisi, causata dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale, che vide chiamati al fronte gli uomini più validi. A ciò va aggiunta un'inflazione galoppante che fece salire i prezzi alle stelle. Ciò provocò alla fine della guerra, verso il 1920-22, da parte di alcuni grossi proprietari, la vendita delle proprie terre. Gli acquirenti furono per la maggior parte agricoltori provenienti per lo più dalla Lessinia. La nascita e lo sviluppo della zona agricolo-industriale, ZAI, nel 1948-50, la costruzione dell'autostrada Milano-Venezia e l'apertura dell'aerostazione per i trasporti civili nel 1961. La realizzazione dell'autostrada del Brennero nel 1970 favorirono nuovi insediamenti abitativi e lavorativi. Oggi vivono a Dosso Buono 2.409 famiglie con un totale di 6.087 abitanti residenti in 1.116 edifici. Un sommario accenno al ricco patrimonio artistico e socio-culturale della nostra frazione. Il campanile, ai margini della statale 62 per Verona, è l'unico testimone residuo della vecchia parrocchiale del borgo, costruito tra il 1850 e il 1869, dopo una pausa dei lavori di alcuni anni. Nel 1871 venne arricchito di un concerto di 5 campane fuse nella fonderia dei Cavadini. Il cupolino fu eretto in sostituzione del precedente, abbattuto nel 1910 da un fulmine. L'asilo infantile, ora ristorante Cavour,
fu costruito a partire dal 1900 su progetto dell'ingegner Giuseppe Manganotti. A metà degli anni 60 del secolo scorso, fu venduto per far fronte alle spese di costruzione della nuova scuola materna. L'ospizio, corrispondente all'attuale Banca Popolare di Verona, se ne ha una documentazione fin dal secolo XVI. Nel 1700 divenne sede di un'osteria gestita dal consorzio degli originari di Villafranca. Alla fine del 1800 era conosciuto come Villa Ber, dal nome della famiglia che l'aveva acquistata, sede di osteria e trattoria prima dell'attuale destinazione. La stazione ferroviaria è collocata sulla strada per l'Alpo. La ferrovia che doveva unire in modo sicuro e veloce le due fortezze del quadrilatero asburgico, Verona e Mantova, fu inaugurata il 7 aprile 1851. L'originario edificio della stazione austriaca fu demolito alla metà del secolo scorso e sostituito con l'attuale. L'attuale edificio di Villa Alessandri fu costruito nella seconda metà del 1700 dalla signora Alessandra Alessandri vedova Zignoli, conglobando altre costruzioni. Questa casa padronale di campagna aveva alle dipendenze una vasta proprietà di circa 400 campi veronesi. Sulla statale 62 per Mantova, punto d'incontro di numerosi cittadini, paesani e non, v'era l'albergo Caffè Mariotto. L'edificio era di fronte al bivio per l'Alpo, presso la villa dei fratelli Adele Augusto Mariotto, dove si fermava spesso ospite lo scrittore Renato Simoni, 1875-1952, amico dei proprietari. Attualmente è la sede dell'Hotel Opera. La nuova parrocchiale fu costruita durante il periodo bellico della Seconda Guerra Mondiale, su progetto dell'ingegnere Enea Ronca e grazie alla munifica donazione dei fratelli Adele e Augusto Mariotto. Il terreno la parrocchia lo acquistò dagli istituti ospedalieri di Verona che ne erano venuti in possesso grazie all'eredità dei fratelli Alessandri. Fu consacrata il 23 ottobre 1945. Lo stile della facciata è quello dell'edilizia religiosa romana settecentesca e vi si stagliano le statue opere dello scultore Beniamino Falda di Tavernelle, Vicentina, che eseguì anche le formelle della Via Crucis e altre sculture. All'interno troviamo l'altare maggiore in stile barocco, opera di Cristoforo Benedetti da Brentonico, proveniente dalla chiesa di San Anastasia di Verona. Il ciclo pittorico di Gaetano Miolato, 1885-1960, nel catino del presbiterio il Cristo Pantocratore adorato dagli angeli, ai lati la moltiplicazione dei pani e dei pesci e l'ultima cena, sopra il portale d'ingresso Gesù entra trionfante a Gerusalemme ed altri affreschi che si ispirano a Giotto ed al Beato Angelico. Tele provenienti dalla vecchia chiesa Maria Maddalena in Estasi, opera di Pietro Liberi, 1605-1687, e palla d'altare con cinque santi di Anselmo Prendaglio datata e firmata 1778 e commissionata dalla famiglia Vertua. Inoltre due tele donata da Monsignor Alberto Piazzi nel 1998 e nel 2013 una rappresentante la Vergine con bambino a figura di santo probabilmente opera del frate San Felice da Cantalice, 1515-1587, e l'altra visione di Sant'Ignazio di Loyola con la Sacra Famiglia attribuita a Saverio dalla Rosa, 1741-1821. Una classica cripta rifacentesi alle basiliche romane. All'ingresso, sulla destra, la Cappella dei Caduti in Guerra con l'altare della vecchia chiesa, la Banda di Dossobuono. Una mattina del 1921 il parroco Don Angelo Menegazzi e un gruppo di giovani decisero di porre le basi per fondare la banda musicale. L'inizio fu certamente impegnativo ma col tempo si giunse alla partecipazione della giovane banda a sagre e feste del circondario. Dopo la crisi degli anni di guerra,
Nel 1945 l'attività della banda riprese grazie a Giacinto Fantoni che con Battista Massagrande ed il giovane sacerdote Don Alberto Piazzi recuperò strumenti e spartiti e rimise in piedi il gruppo. Da allora la storia della banda è proseguita ininterrottamente fino ai giorni nostri, una storia che ha contrassegnato la vita della comunità di Dossobuono. Nel 1952 il corpo bandistico fu intitolato al giovane Dino Fantoni, figlio di Giacinto, stroncato da grave malattia a soli 15 anni. Il maestro Giuliano Bertuzzo ed il presidente Roberto Perrone, nel solco della tradizione che dava spazio ai giovani, nel 1994 fondarono la banda Giovane Bandina che rivitalizzò il gruppo ponendo obiettivi sempre più motivanti quali, concorsi regionali, nazionali ed internazionali, fino al concorso mondiale di Kerkrade in Olanda. Oggi la banda Dino Fantoni è cresciuta ed alcuni giovani della bandina sono diventati maestri di altre bande del circondario portando qualità ed entusiasmo nelle varie attività collaterali e rassegne in Italia e all'estero.